Siamo a Mondo Natura, nello stand dell'azienda Il Salvacamper, in compagnia del responsabile commerciale, signor Tiziano Lomolino, che ci farà vedere le loro novità. Buongiorno a tutti. Ora io inizierei con il primo prodotto nato in questa azienda, che è il sensore acqua. Il sensore acqua è un prodotto dedicato a prevenire i principi di allagamento o le forti infiltrazioni. Il tutto consiste in una centralina che ha praticamente dei sensori che vengono piazzati dove normalmente c'è un pericolo di grosse infiltrazioni o principio di allagamento, normalmente o sotto il boiler o nell'ispezione del bagno, e nel momento in cui viene rilevata questa perdita è in grado addirittura di, oltre che segnalarlo acusticamente, bloccare anche la pressione dell'impianto idrico, togliendo l'alimentazione alla pompa. Un'altra delle linee distribuite dal Salvacamper sono praticamente le batterie. Le batterie Exide si compongono di tre particolari elementi. La prima è il formato XL, che praticamente è una batteria senza manutenzione come tutte le altre, che però è ottima per quanto riguarda i servizi stazionari, quindi alla fine è una batteria d'avviamento. Un'altra batteria, la Premium, che è quella al momento più rinomata, è praticamente una batteria che si interpone tra la batteria d'avviamento e la batteria a ricombinazione d'ossigeno tipo gli AGM. La particolarità delle batterie Premium è quella di avere, essendo in acido libero, un coperchio con una doppia termosaldatura, un labirinto interno che favorisce il reflusso dell'acido e un occhio magico, il classico idrometro, che permette di vedere la vita della batteria. È una batteria che viene impiegata anche nella nautica, oltre che per accendere i motori di bordo, anche per mantenere attive le varie utenze. È una batteria comunque ciclica, oltre che avere una capacità di spunto, e nello stesso tempo si può anche pensare di montare anche coricata, anche se non è una cosa necessariamente utile. La batteria NGM è una batteria a ricombinazione di gas ad acido trattenuto ed è la classica batteria che tutti evidenziamo come la più idonea per i servizi di bordo. È una batteria altamente ciclica. Tutte le batterie Exide, dalla GM alla Premium, hanno comunque una certa capacità di spunto. Parliamo ora di aria pulita. L'aria pulita è un kit pensato per estrarre i cattivi odori dal vano WC e indirettamente anche direttamente dalla cassetta, in quanto la valvola è pigiata all'interno del vano WC. È praticamente una ventola che ogni 30 minuti aspira per circa 20-30 secondi ciclicamente, ed essendo alimentata dalla corrente della cellula abitativa, ogni volta che io accendo e vivo all'interno della cellula creo questo ciclo di estrazione dell'aria. SOS No Gas è un dispositivo pensato per avvisare nel momento in cui entriamo nella zona riserva di una bombola. Che cosa vuol dire? Che praticamente questo termostato, che è un pressostato che risponde alla normativa di sicurezza intrinseca, automaticamente rileva che al di sotto di una certa pressione che esce direttamente dalla bombola possa commutare un avviso ottico e acustico. In questo caso abbiamo un buzzer che mi emette per 10 secondi un sibilo, oltre che accendere un LED a fianco all'interruttore che noi abbiamo nel kit. Il significato è quello di non farci prendere in flagrante quando di notte o quando uno non se l'aspetta e si trova poi con la stufa spenta o altri dispositivi che vanno a gas, proprio perché la bombola ha terminato il gas, appunto. I sistemi d'allarme e il Salvacamper sono elementi componibili, abbastanza versatili, e partono da una base con una centralina e una sirena a cui si può comunque collegare dal volumetrico ad iperfrequenza, che rileva gli spostamenti delle persone, non gli spostamenti d'aria,
il pager, che è un sistema di trasmissione eventi a distanza e di 800 metri in aria libera, al localizzatore satellitare che può avvisare a distanza dando la posizione di quello quando succede un qualche cosa. A complemento della centralina, del sistema d'allarme base, ci sono poi dei radioallarmi magnetici per la funzione perimetrale di protezione porte e finestre. Qui andiamo con gli standard radioallarmi magnetici a 433 MHz, che sono quelli che hanno fatto il mercato negli ultimi anni, fino all'evoluzione che presentiamo ufficialmente alla fiera al Mondo Natura di quest'anno, in cui c'è un protocollo di comunicazione anti-accecamento, il che vuol dire che questo permette per un prodotto più professionale di avere una comunicazione che non è possibile venga accecata da tutti i disturbi di radiofrequenza che poi esistono quando ci si ferma vicino a un ripetitore, in un'area autogrill con il wifi che magari funziona e cose di questo genere, tale per cui è molto più sicura a livello di trasmissione di codici di effrazione. Questo kit è un kit che comunque si può collegare direttamente a qualsiasi allarme esistente di oggi e di ieri, in quanto la centralina è praticamente compatibile con tutti i sistemi di allarme e chiaramente fa da ricevente a tutti i 4 radioallarmi presenti nel kit, oltre al fatto di poter implementare il numero di essi fino a 15 unità. Il Vicino Problem è un prodotto che stiamo studiando proprio per rispondere a delle esigenze di sia camperisti che hanno il secondo serbatoio come riserva, sia gente che utilizza la cassetta fine a se stessa. Cosa vuol dire? Il Vicino Problem non è altro che una cassetta originale che tutti abbiamo nei nostri mezzi, però con inserito all'interno un maceratore. Non è un maceratore a vite senza fine, ma è veramente una pompa che frulla e con un alberino, un acciaio inox anticorrosione, che ci dà la possibilità di macerare in qualsiasi momento, quando noi lo vogliamo, il tutto per poter o scaricare meglio dalla cassetta o convogliare tutto il liquame nel secondo serbatoio di riserva. È un prodotto allo studio, questo è un prototipo che abbiamo realizzato per la fiera di Rimini. Nei prossimi mesi probabilmente se ne vedrà pubblicizzato il prodotto, comunque se ne sentirà parlare. Prego. Parliamo del dormisicuro, che è l'elemento leva degli ultimi mesi di tutto il catalogo Salvacamper. Allora, il dormisicuro non è un allarme innanzitutto, ma è un sistema che vuole prevenire il danno dal tentato furto. È stato pensato proprio per evitare che, al di là che si entri o no nel mezzo, ognuno normalmente torna, o meglio, c'è una casistica in cui quando si torna dalle vacanze si scopre di dover cambiare serrature, chiavi, finestre, perché comunque qualcuno ha tentato di scassinare il tutto. Questo è un prodotto che appunto, nel prevenire, cerca di vedere prima che il malintenzionato possa compiere il danno, solamente nell'avvicinarsi al mezzo. In questo caso è sufficiente avvicinarsi e automaticamente creiamo un perfetto deterrente a quello che è l'effetto che vorrebbe portare avanti l'intruso. Allora, non ha una segnalazione acustica, proprio perché non deve, secondo noi, preoccupare chi sta a bordo del mezzo, che magari sta dormendo, da qua il nome dormisicuro, ma deve al limite cogliere di sorpresa chi appartato in penombra cerca di fare qualche danno. Al Mondo Natura è stato comunque scelto e approvato con una convenzione con Assicurazione Toninelli, proprio per la sua professionalità e comunque avendo customizzato il sensore, ci permette di stabilizzare quello che è il raggio d'azione al di fuori del mezzo, al variare della temperatura caldo e freddo. Una cosa importante è che noi abbiamo brevettato, come non tanto il prodotto, ma l'applicazione di questo prodotto a livello europeo. Grazie di tutte queste informazioni, alla prossima, arrivederci. Arrivederci, buongiorno a tutti. Arrivederci.